Saluto a tutti gli amici di androidworld.it. Oggi abbiamo qui sul banco di prova due dei dispositivi sicuramente più interessanti dell'anno. Uno da una parte è top di gamma di Samsung e quindi ormai da tanti anni per definizione, anche con poco sforzo, ma in questo caso secondo me invece se lo merita, è uno dei dispositivi più venduti in Italia. Al suo fianco abbiamo OnePlus One, che è un dispositivo che ha attirato l'attenzione su di te per un fattore importantissimo, ovvero il prezzo. Nonostante l'hardware sia da top di gamma, e come vedremo, l'hardware è praticamente molto molto simile a quello di S5. Cominciamo parlando un po' intanto di un confronto fisico. 142, 72,5, 8,1 mm di spessore. 152,9, 75,9, 8,9 mm di spessore. Se li mettiamo a fianco, la differenza di dimensione c'è, è abbastanza importante secondo me. Metto così, ecco qua. Si tratta comunque di due dispositivi grandi. Ovviamente OnePlus One è ancora più grande, è particolarmente grande. C'è una differenza importante anche in qualità costruttiva, anzi no, più che in qualità costruttiva, in materiali con cui sono stati realizzati gli smartphone. Questa è la versione 64 GB con questo retro sandstone black. Dovrebbe ricordare un po' la pietra ruvida, lo fa, ma ricorda anche un po' il tessuto, un tessuto. In modo molto diverso invece S5 ha questo retro in plastica a cui forse piano piano ci siamo un po' abituati, ma che comunque non è sicuramente di impatto, o almeno è di impatto. Qui sto levando cose, quindi magari blocco lo schermo. È di impatto, ma non per forza positivo. Questo retro non ha mai convinto fino in fondo. Questo S5 però dalla sua ha il fatto che la cover è removibile, ma allo stesso tempo, quindi intanto si può sostituire la batteria, cosa che non si può fare sul OnePlus One, e si può espandere la memoria, cosa che non si può fare su OnePlus One, e in più è anche resistente ad acqua e polvere secondo gli standard IP67. E per avere una cover removibile, qui bisogna dire che Samsung ha fatto veramente un ottimo lavoro. Peccato, probabilmente, peccato per il design. Vado a sbloccare, eccoci qua. Allora, abbiamo due smartphone, abbiamo detto, abbastanza simili come specifiche hardware, abbastanza invece diversi come software. Questo però lo analizzeremo un attimo dopo. Parliamo di schermi, che è l'altra cosa forse un pochino più differente fra i due, che abbiamo un Super AMOLED 5 pollici e 1, risoluzione Full HD 1920x1080 pixel. Qui abbiamo un LTPS IPS da 5 pollici e 5, 1920x1080 pixel, quindi stessa risoluzione ma su uno schermo più grande. In questo OnePlus One in realtà i tasti possono essere, per fare un paragone alla pari con S5, possono essere portati fuori. Peccato che la retroilluminazione sia impercettibile. Mi fa un po' sorridere, qualcuno sul sito mi ha detto: ma come? Io i tasti li vedo. Sì, ok, allora facciamo questa prova. Accendo la retroilluminazione di entrambi e poi mi dite quali si vedono e quali no. Bene, direi che la risposta l'avete avuta. Certo, si vedono, però capite bene che se non riesco a farveli vedere in camera, ecco, guarda, forse si intravedono. È veramente molto molto flebile come luce. Anzi, io continuo a ripetere, la trovo una cosa un po' imbarazzante in uno smartphone il cui hardware per il resto è veramente eccellente. Due schermi abbiamo detto diversi. Beh, il Super AMOLED dalla sua ha una differenza abbastanza importante in come vengono gestiti i colori, ovvero abbastanza sparati. Questo si ripercuote in angoli di visione molto diversi, lo vedete? Il Super AMOLED, in quanto ad angoli di visione, non si riesce veramente a battere. Ovviamente qui bisogna un po' scegliere fra colori belli, vistosi e magari colori un pochino più fedeli, però in tutta onestà poi sappiamo che l'utente finale viene molto ammaliato dai colori sparati, e secondo me non c'è neanche troppo di male. Alla fine, se non siete dei fotografi o chissà cosa, io vi posso anche dire chi se ne frega se il tono della pelle delle foto è leggermente falsato, tanto poi una volta messo sul computer le vedrete correttamente. Fotocamere, anche qui non molto dissimili nelle specifiche. Qui abbiamo una 16 megapixel con singolo flash, qui abbiamo una 13 megapixel con doppio LED flash. Entrambi registrano video in 4K.
entrambi hanno la fotocamera frontale, 2 megapixel e 5 megapixel, sono molto molto diverse le due interfacce di scatto. Migliorata tantissimo quella di Samsung, non è probabilmente la migliore che si sia mai vista, ma è comunque migliorata molto. Qui a sinistra abbiamo le opzioni più utilizzate fra tutte quelle disponibili, che sono tantissime e che comunque possiamo spostare di qua per nostra comodità, foto, video e modalità. Non sono tantissime perché è possibile scaricarne altre. Molto molto veloce l'autofocus in questo smartphone. Da quest'altra parte invece abbiamo un'interfaccia che eredita qualcosa dall'interfaccia stock di Android, un pochino migliorata ma a parer mio ancora abbastanza brutta, però comunque le impostazioni sono veramente tante, possiamo scegliere tutto, addirittura il codec video e il codec dell'audio. Per quanto riguarda gli scatti, OnePlus One fa veramente degli scatti molto molto buoni, Samsung forse ancora un pochino di più. Per quest'anno 2014, a mio modesto parere, è lo smartphone che più è bilanciato sotto il punto di vista fotografico e che secondo me realizza probabilmente gli scatti migliori nell'ambito Android, questo è molto importante. Per quanto riguarda la connettività, entrambi hanno connettività LTE 100, ora ve lo dico in italiano, 150 megabit per secondo, entrambi hanno Wi-Fi A, AC, BGN, entrambi hanno il Bluetooth, qui 4.0, qui 4.1, OnePlus One è il primo ad adottare questo standard di connettività Bluetooth. Entrambi hanno processore Snapdragon 801, entrambi da 2 GHz e 5, quindi entrambi hanno lo Snapdragon 801 in versione AC, 2 GB di RAM, 3 GB di RAM, 16 GB di memoria interna entrambi nella versione base, ma in realtà è un po' diversa la storia, perché qui il modello che riuscite ad acquistare è da 16 GB più SD, qui il modello che riuscite ad acquistare, qui faccio un po' di pausa, è da 64 GB non espandibili. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che più o meno si bilanciano. Io al solito continuo a preferire la micro SD per tanti motivi. Anche qui sul sito mi avete detto: ma non è vero, 64 GB servono a tante cose. Beh, allora intanto oggettivamente un film in Full HD ormai pesa qualcosa come 11-12 GB. Certo, chi è che guarda un film? Ok, però la direzione è quella. Oltre al fatto che se vi si rompe il telefono, se i vostri dati sono al sicuro sull'SD, siete diciamo appunto in una botte di ferro più o meno, a meno che non lo perdiate proprio. Andiamo a guardare, a parlare, anzi ad ascoltare gli speaker di questi due smartphone, assaggiare la potenza di speaker di questi due smartphone. Allora, se S5 ha un audio un pochino migliore come qualità, lo speaker dietro però non aiuta il volume. Il volume è ok, è comunque superiore probabilmente al volume di moltissimi smartphone dell'anno precedente, ma rispetto a quest'anno S5 paga un pochino su questo punto e viene sconfitto da smartphone come HTC One, Z2 e anche OnePlus One, come abbiamo appena sentito. OnePlus One posiziona due speaker JBL qua sotto nella parte inferiore, quindi oltre a essere particolarmente potenti, se riesco a farvele mettere a fuoco, oltre a essere particolarmente potenti hanno anche, non riesco a mettervi a fuoco, hanno anche il vantaggio di essere più difficili da coprire, quindi più diciamo più esenti da problemi di riproduzione audio, mettiamolo così. Andiamo a testare i browser web. Allora, qui abbiamo Chrome, qui abbiamo il browser stock The Verge. Ok, andiamo entrambi a caricare la versione desktop. Qui mi sa che dobbiamo aspettare che finisca di caricare. Qui l'avevo già caricato, quindi dobbiamo aspettare soltanto un secondo, perché su S5 finché il sito non è caricato non posso cambiare la modalità. Io questa non la trovo una cosa particolarmente sensata, onestamente. E ho l'impressione che qui in redazione qualcuno stia usando massivamente la banda a nostra disposizione. Ok, dai, ma se lo interrompo, ok, direi che è un'altra ottima soluzione. Eccoci qua,
Ah, qui però non c'è lo stesso sito, scusate. Faccio un refresh, avrei potuto approfittare del tempo di attesa. Ok, direi che adesso la rete si è già ripresa un po'. Ci siamo? Sì. Quindi sito caricato su entrambi. Facciamogli caricare sempre su entrambi le immagini. Allora, lo scroll più classico direi che è promosso assolutamente su entrambi. Lo scroll furioso, che non serve a nessuno, sembra restituire un pochino meglio su OnePlus One. Su S5 vedete c'è questo bianco e poi il browser deve ricaricare. Siccome ho parlato di bianco, andiamo nella galleria. Facciamo così. Ok, non vuole saperne di girare. Non fatevi ingannare da quello che si vede tramite la videocamera, lo sto vedendo con voi. Il risultato in realtà è un pochino diverso. Il bianco dell'S5 tende all'azzurro, il bianco del OnePlus One è comunque migliore, più fedele, tendente un pochino verso il rossino, ma veramente, veramente quasi niente. Fra i due il bianco è sicuramente meglio riprodotto sul OnePlus One. Per quanto riguarda ovviamente il nero, assoluto sull'S5, ottimo risultato anche sul OnePlus One. Per quanto riguarda invece la gamma cromatica, eccoci qua, direi che siamo più o meno alla pari, forse S5 un pochino meglio, ma secondo me qui siamo abbastanza alla pari. Se poi vogliamo caricare ancora qualche altra immagine, giusto per farvele vedere, si vede subito come siano più accesi, più vividi, più diciamo che poi fanno anche un pochino più impressione i colori sull'S5. Per quanto riguarda le funzioni hardware, beh, software ci sono delle enormi differenze. S5 è strapieno di funzionalità. Cioè, è presente il Group Play, un video editor, S-Note, Side Sync, multi Windows, quindi due applicazioni alla volta, il download booster, le app preferite, che sono quel pallino con le app che è flottante sul sistema. Io adesso ve li elenco a ruota, voi andate a vedere la recensione perché non posso spiegarvi ovviamente tutti qui. Il My Magazine è presente, Watch On per la televisione, S Health per il fitness, e come hardware addirittura abbiamo un lettore di impronte nel tasto di accensione, una porta ad infrarossi e un sensore del battito cardiaco. Di questi tre, l'ultimo secondo me è totalmente inutile, gli altri due invece hanno assolutamente un loro senso. Per quanto riguarda invece OnePlus One, dal punto di vista software abbiamo una concezione tutto diversa perché abbiamo la Cyanogen Mod 11S, quindi massima personalizzazione, che vuol dire tutto, vuol dire anche personalizzare i temi nei minimi dettagli, l'equalizzazione come la vogliamo noi, è presente lo screencast, quindi possiamo registrare quello che facciamo sullo schermo. È possibile spostare i tasti a schermo, l'abbiamo visto prima, sono presenti anche un paio di gesture a schermo bloccato, ma in generale la personalizzazione è massima. Basti pensare al fatto che la luminosità può essere regolata in ogni singolo livello della regolazione automatica per decidere quanto deve essere più o meno luminoso. Quindi direi che è molto personalizzabile. Arriviamo al punto cruciale, il prezzo. 699 è il prezzo di lancio dell'S5, 299 è il prezzo di lancio di OnePlus One. Io considero la versione a 64 GB, che secondo me è l'unica che vale la pena considerare. È un prezzo molto diverso, ci sono due importanti, diciamo sì, ci sono un paio di importanti differenze. La prima però è che S5 non costa più 700 euro, ma si trova anche sotto i 500 euro, mentre invece OnePlus One costa sì 299, ma non lo si può acquistare liberamente. È una differenza importante. Diciamo che se vi piace la personalizzazione, siete già nel giro di OnePlus One, può valere la pena acquistare OnePlus One perché probabilmente magari riuscirete ad avere l'invito da qui a breve. In tutti gli altri casi S5 probabilmente, so che mi tirerò dietro molte antipatie, ma purtroppo è la realtà. Purtroppo magari per chi è fedele al mondo Android, quello puro, quello del modding, S5 può essere un prodotto ancora migliore per vari motivi: il fatto che è più compatto, il fatto che resiste all'acqua e alla polvere. Diciamo che
Se volete risparmiare qualcosa, OnePlus One può essere la vostra scelta, ma sappiate che procurarvelo non sarà facile. Per tutti gli altri, S5 è probabilmente una delle migliori offerte di quest'anno. Per questo confronto è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.